studiato bene la Virtus Francavilla, che è una grande squadra, e cercheremo di dare il meglio, perché l'abbiamo preparata bene, ci siamo allenati bene, quindi siamo molto molto fiduciosi. Chiaramente dopo una sconfitta non è mai semplice, però al posto di abbattersi ci siamo rialzati, abbiamo lavorato più forte di prima. I ragazzi che sono arrivati da poco hanno messo tanti allenamenti sulle gambe, il che può far solo bene, quindi troveremo una situazione fisica più allineata da tutti i ragazzi della squadra, e questo porterà solo dei vantaggi a noi. Loro sono una bella squadra, oramai si sono assestati in C da diversi anni, hanno tanti giocatori, come si suol dire, di categoria, il mister è bravo, organizzato, li abbiamo visti. Punti di forza loro ne hanno tanti, perché dietro sono strutturati e forti, hanno bei ragazzi sulle corsie, sugli esterni, centrocampo forte, hanno Maiorino che conosciamo tutti, quindi sappiamo che loro sono una grande squadra, però il nostro lavoro è stato quello di cercare i punti deboli e far capire ai ragazzi dove poter far male e dove stare attenti. Quindi l'abbiamo preparata davvero bene. Io sono molto, molto fiducioso. Tutti a disposizione per la gara di domani? Sì, siamo tutti a disposizione. Abbiamo solo Matteo, che è di piazza, che sta facendo il lavoro personalizzato dopo questa settimana, è iniziato a martedì, quindi contiamo a breve anche di rimettere anche lui. Chiaro che sono arrivati, sembra che sono arrivati da tanto, ma se andiamo a vedere sono arrivati da una settimana, però devo dire la verità, sono ragazzi eccezionali, si sono messi subito a disposizione, grande sacrificio, a disposizione tutta la loro esperienza, perché sono giocatori che hanno fatto questa categoria, se non di più, quindi è da apprezzare. Io questa settimana l'ho visti cresciuti tantissimo, quindi sono sicuro che ci daranno una grossa mano. Poi avremo tre partite con una settimana, quindi c'è modo e tempo per giocare tutti, quindi sono sicuro che si faranno trovare pronti tutti quanti, perché oltre alla predisposizione, al sacrificio, al dare una mano alla squadra, c'è l'atteggiamento dei ragazzi che farà differenza.